E boia, raga, benvenuti e bentornati in questo nuovo video. Io sono Erbacce e ragazzi, nel video di oggi, prima di lasciarvi alle partite, ho poco da dire in realtà, perché è scritto tutto nel titolo. Lega 10 con il Lobbit, nella prima settimana, comunque sia, della stagione. E ragazzi, sapete bene che è stato buffato il minatore colossale, la sua velocità di movimento, neanche la velocità d'attacco, proprio quella di movimento. Che differenza fa? Io penso che in questo video lo andrete a capire bene bene. Ragazzi, ci sono delle partite assurde, dei matchup a dir poco complicati, veramente belle partite, ragazzi. Quindi seguite il video dall'inizio alla fine e se arriviamo a 1500 like vi carico anche la seconda parte dove scalo direttamente il Lega 10, sempre con il Logweight, sempre con questa versione. Quindi mi raccomando, ragazzi, con il mi piace lasciate anche un commento e seguitemi su Instagram per non perdervi i prossimi contenuti, link in descrizione e nel primo commento. Prima di lasciarvi definitivamente alle partite, una domanda velocissima, ragazzi, fatemi sapere nei commenti se voi nei video di questo tipo preferite che metta i deck, il mio deck che uso per tutto il video e il deck dell'avversario, oppure lascio la live chat. Fatemelo sapere, ragazzi, adesso vi lascio al video. Buona visione. Ok. Fireball, Barile Barbarico, Capanna Goblin. Al 12 Mighty Miner al 12. Ma io lì gli posso danneggiare con la bomba. Sì, però non me l'ha presa. Ma proprio recluti maiali. Brutto. Ha proprio recluti maiali, eh. Il ciap è molto brutto. Se, spero non abbia macchina. Ok. Avrebbe potuto fare la bomba, quindi questa difesa non aveva grande senso a prescindere. Ok. Ok. Begli scaricuccioli, brother. Begli scaricuccioli. Non era bello neanche sto matchup, raga. Però qui fortunatamente la differenza di livello si è vista. E aveva pure la macchina. Bella fireball. GG. Bella tronco. Principessa, quanto cazzo sei lenta a dittare?
Me li prendi te quelli là? Sì, ma prendili però! Niente, la bomba da attivare sul... Veramente difficile. Ah, ma gigante royale anche questo. Ma raga, questo è veramente full aggressivo. Se difende quel barile goblin rimane senza elisir. Senza elisir. Se fa rescheletro faccio l'abilità. Questo è un Mighty Miner della Madonna, raga. Ah, ok. Sti, buonissimo, eh. Cioè, non credevo li avesse già. Però buono. Non ho potuto fare i goblin. Ho miscliccato, porco. Questi misclick devo smettere però, eh. Devo smettere con questi misclick, cazzo. Vabbè, non è che questo è un idiota, ha fatto il gigante royale più brutto che si sia mai visto. Non buono. Wait, eh. GG. In realtà no, non ho mai pianto dopo aver perso una partita a Clash. Fornace. Fornace Valchiria? It's a joke. Vabbè, almeno hit la... No, non ci sta stabilità, eh. Gli toglie un bel po' di vita la macchina volante. Me la salvo la princess, no? Bene, bene. Sei lì. Che cazzo fai? Perché un maiale? Cioè, ho messo il cannone su. Raga, i maiali non li capisco, eh. Ho messo il cannone subito. Cioè, dovrebbe andare a... Uno dovrebbe andare a torre quando non lo metti in tempo. L'ho messo in tempo adesso. L'ho messo quasi prima che mettessi i maiali. Quasi. Metto tronco e adesso dovrebbero spawnare gli altri, no? Non sembra un buon matchup, eh. Quello lì io lo faccio entrare.
forse gli prendo anche l'altro se faccio sto tronco. Adesso ne esce pure un altro però. Cazzo di matchup sto trovando, raga. Ho fatto una difesa perfetta, eh. Ma che cazzo di matchup sto trovando? Cioè, non lo vinco mai sto matchup. Ho fatto una difesa perfetta qua. Fireball lì. No, che hit ho preso. Nah. Mamma mia. No, è impossibile, raga. Fireball. Nove. Scariguccioli, oh. Ho fatto, raga, 6-7 partite dall'inizio live. Ho preso solo scariguccioli. Ma guarda che matchup mi sta dando, raga. È assurdo, eh. È assurda sta cosa. Sono dei matchup ridicoli, raga. Facciamo il barriere. A parte che se lo fa centrale lo prende lo stesso. Non ho messo un bel placement. Però l'aveva messo comunque a destra lui, quindi anyway. Intendevo appunto, facciamo il barriere in quel modo. Se lui ha barile barbarico, magari ne missa uno. E non promette bene. Non promette bene. Qui buono ragazzi, che ci mette 10 secondi a spammare
Ci metterò 10 secondi a spammare i goblin. E così facendo, quei goblin sono riuscito ad arrivare a torre. Cioè, quel matimaia, scusate. È impossibile sto game, ragazzi. È impossibile sto game. Ma il problema è che era difficilissimo anche quello di prima. Cioè, non c'è bisogno di darmi game su game impossibili. No, tu va di là, vero? Buono. Oh, raga, non ha niente. Raga! Raga, sono forte. Sono forte. Lì lo spirito del ghiaccio torna. Non è tornato dietro, ma lui ha attivato l'abilità come un coglione. Meno male. Non faceva torre, però non era al top. Che matchup sto vincendo? Non è ancora vinto. Ma sei un coglione, ma capisci che matchup hai quittato? Sei ridicolo. Ma lo capisci che matchup hai quittato? Comunque, reclute maiali e meta, raga, eh. Finto quit come il tizio dell'altro giorno. Hai vinto sto game. Guarda qua che bomba gli ho fatto. Muore, vero? Per noi è morta, ma non dovrebbe essere un problema. Raga, guardate che matchup sta vince. Guardate che cazzo sta. Ma che cazzo? Ma veramente? Vinto 4 matchup di fila, uno più brutto di un altro. Giochiamo che è meglio, va. Warshift. Scusate, tipo il deck di Nate. Sembrerebbe tipo il deck di Nate, raga, per chi non lo sapesse è un Miner Rocket. Con Torre Inferno. Scheletrini. Bruttissimo sto barile Goblin. Ma bruttissimo perché non serviva. Bruttissimo perché non serviva, raga. E il bello è che io gli ho fatto il cannone più a sinistra, pensando che facesse il miner a sinistra. Era anche un mezzo predict. Invece ha fatto tutto stessa lane. E se avessi fatto il cannone centrale come era più usuale fare. Vabbè. Non ho preso danni, il problema è quel barile goblin orribile. Che non serviva, non so, cioè, quantomeno avessi fatto difendere. No, prendevo forse una hit in più da pipistrello e basta. Che miner dai goblin da 4 muore velocemente, quindi. Cioè, non. Tankava per pochissimo, quello è il concetto. Ok, mi fa accettare. Non ci credo che fra tutto ha preso proprio. Che buco di culo. Però buon Mighty Miner. Ho fatto veramente una bella abilità da attivare subito. Ok, non buona tronco, ma per il resto tutto bene. Deve far tronco comunque. Pipistrelli.
Gigi. E anche questo non era un matchup scontato. E anche questo non era un matchup scontato. Questo è un matchup che si vince con le Rocket. L'ho vinta perché ho fatto dei buoni danni con il Mighty Miner. Altrimenti non so se avrei vinto solo di Rocket. Però di base si vince solo con le Rocket questo matchup. Perché tu il Miner lo puoi difendere. Tu hai Goblin. Che sì, ha provato solamente una volta lui a fare un Miner Tronco Predict. E io non gli ho messo i Goblin. Quindi neanche gli è riuscito bene. Dato giusto una hit con il Miner ha dato. E buono, anche questo non scontato come matchup. Ragazzi, siamo alla partita per la Lega 10. Siamo all'undicesimo gradino, partita per la Lega 10. Vamos, raga. Oh, Diego B. Questo è un pro player, raga. Ha giocato CRL per anni con il Team Liquid, compagno di Surgical Goblin. Con lui ci pareggio anche il ladder. Poi vabbè, adesso siamo a fare la scalata per la Lega 10. Non siamo neanche il ladder ancora. Ottima tornado da parte sua. Mighty Miner con tornado. Secondo me sta utilizzando tipo quello con Miner Wallbreaker, ma con il Mighty Miner al posto della Valkyria. Andiamo. Non sembra un matchup buono. Non sembra un matchup buono. Ha anche già centrale attiva ed è un player molto forte. Questo game lo vinci con le Rocket, ma... Tesa. Il problema è che se ogni volta vado a prendere danni arciere. Nada. Scheletrini per il Mighty Miner. Questa è difficile. Qui non mi ha messo lo spirito di ghiaccio. Ok, GG. Peccato che la vittoria contro Diego B sarebbe stata una bella partita per accedere alla Lega 10. Però troppo complicata. No, GG. Peccato per la streak di vittoria, raga. Per la streak di vittoria. Non ho beccato un bel matchup, ho beccato un player fortissimo. Molto sfortunato. Molto, molto sfortunato. Ancora reclute maiali. Raga, non so che cazzo succede oggi. Assurdo, eh. Ancora reclute maiali. Buon predict. No, vai a dritto, vacca troia. Como jugamos, ragazzi, como jugamos. Dammene di reclute maiali, dammene.
Il classico maiale che scappa, ormai ci abbiamo fatto, ragazzi, l'abitudine. Bello, eh? Siamo di nuovo salvo cazzate nostre, direi. Siamo di nuovo al game per la Lega 10. Io ho preso il. Non ha fireball in cycle. GG. Buena. Ancora game per la Lega 10, dai. Piano di reclute maiali perché hanno buffato la Capanna Goblin solo per quello. Sì, in realtà la Capanna Goblin non era un mazzo di reclute maiali. Il reclute maiali si utilizzava con la gabbia. Sì, era utilizzabile anche con la capanna, però il main reclute maiali è con la gabbia. Però sì, sta capanna ci sta bene con. Che in realtà il quello della capanna non è neanche un buff, è un rework. Che poi sì, è più buff che. Sicuramente è più buff che nerf, però è un rework. Ieri ho full maxato l'account, eh. Per chi non. Magari se l'ho perso. Niente di che, però l'account full max. Todos. Todos, todos. Ok, andiamo ragazzi. Mio Dio. Mi sa che utilizza Golem di Elisir, quindi è italiano, ma non posso dire che sia snipe, perché è Golem di Elisir, quindi dubito fortemente sia snipe. Oh Madonna come giocano, raga, però. Ha difeso. Apprezzo che abbia difeso. Non può togliere Princess. Non può togliere Princess perché non ha le frecce in cycle. Questo non mi gusta però, eh. Quel monaco non mi ha fatto fare la Rocket, però va bene. Perfetto. Attivare un po' prima, comunque io ho fatto altri 800 di danno facendo stabilità. Perfetto, ha fatto anche sti goblin perché sapevo che lui avrebbe messo il golem di Elisir. Però forse era meglio fargli al ponte piuttosto che al corner. Niente, sacrifica un'altra torre per. Mamma mia, ragazzi, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Ma vai a cagare! Ma vai a cagare, vai, ma vai a cagare! Play. Lega 10, raga. Il win rate sarà veramente disastroso. Oh, 69. Pensavo peggio. Pensavo molto peggio. Con Logbait, non è buono sto win. Ho fatto 95% la scorsa season. Però dai, prima settimana 69 con Logbait, me lo prendo. Me lo prendo. E ci sono game che potevo giocare meglio. Cioè, per come ho giocato queste ultime partite, facevo 80%. E non sto esagerando, perché comunque la scorsa season ho fatto 95. Un mazzo totalmente diverso da Logbait, eh. Logbait è proprio diverso dal mio stile di gioco.
Però me lo accetto. 69 poi. Prevevo 70, prevevo 70, però. Bene così. Siamo 387esimi al mondo. Semplicemente arrivando in Lega 10 ci ha catapultato 387esimi al mondo. Quindi, manco male.